Nel centro storico di Naro, già scosso dalla frana del 2005, all'alba è crollata un'abitazione. Un ferito estratto dalle macerie dai vigili del fuoco. È la stessa zona teatro della rovinosa frana del 4 febbraio 2005. All'alba piovosa di oggi, 13 marzo 2013, a Naro è crollata una casa. In via Vanelle un tonfo ha sepolto un uomo di 63 anni. La vittima è stata intrappolata, incastrata. Poi i vigili del fuoco lo hanno estratto vivo. L'anziano è ferito, però cosciente. È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Nel frattempo a terra in via Vanelle, nei pressi del castello Chiaramontano, giacciono le macerie su cui si accanisce la pioggia incessante e intorno paura e preoccupazione. Procedono i rilievi dei carabinieri e dei tecnici competenti. 8 anni addietro lo smottamento scosse oltre 200 abitazioni e 70 furono le famiglie sgomberate e tante lo sono ancora. La giunta regionale, all'epoca presieduta da Cuffaro, che visitò la città del barocco, dichiarò lo stato di calamità e il sindaco Maria Grazia Brandara, poi anche da non sindaco, ha combattuto la battaglia per il recupero e i risarcimenti, che non si è conclusa. La fulgentissima Barcolla, ormai da tempo si teme per le sorti del Duomo e della Torre di Destra. Anche la soprintendenza ha lanciato l'allarme per il monumento del XII secolo. E infatti ancora Maria Grazia Brandara è impegnata nella campagna Salviamo la Cattedrale di Agrigento, ma anche il Duomo di Naro. Via Vanelle nel 2005, come oggi, è stata ed è l'epicentro del movimento franoso. Il processo inarrestabile di aggravamento delle crepe è difficilmente contenibile. Il terreno è friabile, infiltrato di acqua e umidità. E la resistenza del tufo non è eterna, tranne la meravigliosa eccezione della Valle dei Templi di Agrigento.